un'altra insalata di pollo. Buona! Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Come ha detto il mio baldo giovane qui accanto, un'altra insalata di pollo. Non cambiate canale, non pensiate che questa insalata di pollo sia la solita insalata noiosa della nonna che con la maionese. È un'insalata senza maionese, molto light, molto fresca, molto saporita e aromatica, un vero gusto sorprendente che non penso conosciate, anche perché l'ho improvvisata in cucina. Beh, se la conoscete fatemelo sapere, se ne fate varianti fatecelo sapere. Ma adesso basta parlare e spostiamoci di là a preparare la nostra insalata di pollo in verde. Ed ecco gli ingredienti per preparare il pollo fresco estivo. Insalata di pollo fresca estiva, molto aromatico. Allora, per 3 persone, mezzo chilo di petto di pollo, poi 2 mazzetti di sedano, 1 limone bio, 2 pomodori per insalata non troppo avanti con la maturazione, 1 ciuffetto di menta, poi dei semi di finocchio, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un po' di sale, quanto basta, quanto ne gradite. Io userò anche queste spezie per piatti a base di pollame, le avevo, le sono spezie miste, ma se non le avete va bene lo stesso. E poi uno yogurt e un po', diciamo 2 yogurt da 125 grammi, naturalmente bianchi e naturali, questo è uno yogurt intero biologico. E per guarnire, per dare quel tocco in più, io userò delle noci di macadamia, ma voi potrete usare anche delle nocciole, delle noci comuni o anche delle mandorle. E dell'aglio, io userò dell'aglio granulare. E poi anche 5-6 foglie di basilico fresco, noi ce l'abbiamo proprio freschissimo e bio, sarà buonissimo. Che profumo! Cominciamo subito. In un tegame mettiamo le fettine di pollo, potete comprare anche petto di pollo intero, i gambi del sedano, qualche seme di finocchio, un po' di sale e uno spicchio d'aglio, io userò l'aglio granulare. Riempio il tegame d'acqua e metto a bollire a fiamma sostenuta finché il pollo non sarà ben cotto. E allora cominciamo a preparare i nostri ingredienti. Prendiamo un boccale alto perché frulleremo tutto assieme e prendiamo un po' di foglie di sedano. Allora, più ricco e più al sapore di sedano vorrete questa cremina d'accompagno per la vostra insalata, più naturalmente ne mettete. Io ne sto mettendo un 300 grammi di sedano e solo foglie col pezzetto di gambo che le accompagna, non la parte finale, quella più aromatizzata, ma quella dal sapore un po' più smorzato. Quindi prendo la mia mentuccia e metto le foglie dentro, 6 foglioline basteranno, il limone e grattugio la scorza di un limone. Il limone ovviamente è bio, perché stiamo usando la scorza. Ok, e metto anche il succo di mezzo limone. Perfetto. Quindi olio, i 2 cucchiai, un pizzico di sale, qualche seme di finocchio e i vasetti di yogurt. Anche qua una spruzzatina di aglio, proprio poco poco, e grattugio anche le spezie per pollame. Benissimo, e adesso frulliamo, passiamo tutto al mixer per immersione. Frullato bene il tutto, quello che avremo sarà questo pesto abbastanza liquido. Questa è la salsa con cui mixeremo gli straccetti di pollo, che intanto stanno andando a fuoco sostenuto. A questo punto io aggiungo al pesto anche qualche foglia di basilico.
mentre il pollo finisce la sua cottura, io prendo i pomodori per insalata. Naturalmente anche questi, se li usate con la buccia, vi consiglio di prenderli bio. Li apro, tolgo la parte con i semi troppo liquidosa e lascio soltanto la costa. Adesso, per la buona riuscita del piatto, non dovete essere pigri, ma dovete fare questa cosa, perché il sapore sarebbe lo stesso, ma il piacere nel mangiarlo no. Dovete tagliare la costa a piccoli, il pomodoro a piccoli quadratini. Ora potete tagliarla, ripeto, anche a pezzi più grossi, però vi assicuro che il risultato cambia. Ok, fatti questi pezzettini, scolateli dell'acqua in eccesso e tuffateli nella salsetta. Quindi rimestate il tutto. Ultimo passaggio, prendiamo le 6-7 noci di macadamia e spezzettiamole. E non mangiatele, spezzettatele e basta, non mangiatele! Di chi era quel braccio peloso? Non di certo il mio. Di Enzo. Di Enzo. Tritate grossolanamente anche le noci, non ci rimane che attendere la cottura del pollo. Ci ritroviamo tra un attimo. Bene, scolato il pollo, adesso lo sfilaccio tutto quanto. Potete anche tagliarlo a quadratini. A noi piace di più a straccetti sfilacciati. Se lo tagliano a quadratini? Va bene lo stesso. I quadratini un centimetro per un centimetro, mi raccomando. Soprattutto. Prendiamo la nostra salsina dal frigo e adesso facciamo un mega mix. Mettiamone quanta ne vogliamo, più o meno a seconda se lo vogliamo più o meno condito. Più o meno, giusto? Facciamo in modo che il pollo prenda tutta la salsa, quindi mettiamone prima un po' e poi piano piano aggiungiamo il resto. Questa salsina è deliziosa anche con le uova sode, sapevatemelo. Ok, ecco, buonissima la nostra insalata di pollo. Guarniamo con le noci di macadamia. E buon appetito per un pranzo estivo, ricco, nutriente, genuino, e chi più ne ha più ne metta. Ora vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Avete visto com'è simpatica questa insalata? Un gusto nuovo, fresco, come dice lei che è la donna degli aggettivi, superlativi. Dai. È un piatto gustoso, nutriente, allo stesso tempo accontenta sia la linea appagante, che il gusto, appagante, fresco, ottimo per le cene d'estate, ma anche per i pranzi, per il brunch, per i buffet, per i pranzi in terrazzo, insomma, devo aggiungere altro? Potresti, ma lei potrebbe. Io potrei andare avanti per un paio d'ore, ma mi fermerò quindi qui. Se volete un video sui vari sproloqui di Ombretta, non esitate a chiedere su tre canali a voglia. Allora, come vi dicevo durante la ricetta, potrete sostituire quello che io ho usato in questa ricetta, cioè il pomodoro a dadini piccoli, mi raccomando, con delle albicocche poco mature o con del cetriolo. Inizierebbero tre varianti con tre effetti diversi, sempre la solita freschezza in bocca, però uno un pochettino più morbida col pomodoro, col cetriolo un pochettino ancora più fresca, mentre con l'albicocca sorprendente e anche un po' esotica. Decidete voi quale vi piace di più. Naturalmente, se fate quella con l'albicocca, non ditelo al vostro marito, ma prima fatela mangiare e poi ditegli cos'è. Bene, quindi, se avete deciso di stupire i vostri amici a tavola, fate questa ricetta, fateci sapere come vi trovate col pollo, sedano. Fateci sapere cosa ne pensa il pollo di questa ricetta e mi raccomando, condividete il video, mettete tanti pollici in su e noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!